Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Meis, benvenuti al secondo appuntamento della mattina con Stella Adice che è con il nostro notiziario, le news dall'Ogliastra. Oggi partiamo con una bella notizia, si tratta di un documentario, Le cicogne di Chernobyl volano in Ogliastra. Ci sarà un doppio appuntamento l'11 ottobre all'Oceri e il 12 alla Nusei per il docufilm di Karim Galigi che racconta storie straordinarie di solidarietà e accoglienza. Si tratta del primo film in assoluto dedicato alla grande generosità delle famiglie italiane e sarde in particolare, che a partire dal disastro nucleare dell'aprile del 1986 hanno accolto nelle proprie case i bambini provenienti dalle zone contaminate, oltre 700.000 in tutta Italia e almeno 20.000 in Sardegna. Abbiamo il piacere di avere al telefono il produttore esecutivo del documentario e presidente dell'associazione Cittadini del Mondo, Giuseppe Carboni. Buongiorno Giuseppe, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. Giuseppe, ci racconta come nasce questo documentario e un po' se ci svela insomma di le vicende, i racconti di questo bellissimo documentario. L'idea nasce per portare, diciamo, a testimonianza di un grande movimento di solidarietà che ha coinvolto tutta l'Italia. Voi pensate che, come avete detto ben in premessa, l'Italia ha ospitato dal 1986 al 2020 oltre 700.000 bambini fra bielorussi e ucraini, di cui 600.000 bielorussi, e pensate che l'Italia da sola ha ospitato oltre il 60% di tutti i bambini andati all'estero. Questo vuol dire che il nostro paese è il paese che ha fatto di più rispetto a tutto il resto del mondo, e in questa accoglienza ha avuto un grande ruolo anche la Sardegna con le sue 20.000 accoglienze. Ecco, questo movimento che però purtroppo per via del tempo, per via anche della crisi geopolitica che c'è in questo momento, non è più attivo. Le ultime accoglienze sono state fatte nel 2020 e ci premeva lasciare una traccia, un ricordo di questo grande momento di solidarietà che però continua nelle storie di tutti i giorni, perché ha lasciato tracce indelebili. Verissimo. Da compagniste a bambini che vivono qua, a bambini che sono tornati in patria, ma che da adulti vengono a trovare le proprie famiglie, famiglie sarde italiane che vanno ai matrimoni. Insomma, è un qualcosa che ha colpito, che ha in qualche modo coinvolto tutti, ed è stato il più grande esempio di diplomazia popolare. Da quell'idea è partita, diciamo, il fortunato incontro con Karim Galigi, un regista sardo di grande talento con cui noi abbiamo già collaborato, perché abbiamo già prodotto altri due film con lui, e abbiamo voluto, ecco, andare a ripercorrere e chiederci: ma di cosa è di questi bambini che sono stati ospitati? Cosa ne è oggi di questi bambini? Chiaramente non potevamo fare la storia di 700.000 bambini, ci siamo concentrati su sei storie che anche dal punto di vista simbolico volevano raccontare storie di bambini che oggi vivono in Sardegna, perché magari sono stati adottati o perché sono trasferiti qua, ma anche storie di bambini che sono tornati a casa ma continuano a pensare alle famiglie sarde come famiglie, come la propria seconda casa, come la propria nonna, come la propria zia, e questi rapporti continuano ancora oggi. Un grande anche esempio, credo, per tutti di rinascita, ecco, l'altro elemento che ci piaceva mettere in evidenza, che anche dalle storie più catastrofiche come può essere quella del disastro di Chernobyl, dove tutto era perduto, c'è sempre la possibilità di rinascere. Ecco, questo era anche il grande messaggio che volevamo dare con questo. Molto bello, veramente bello e toccante. Io poi ricordo, come tantissimi di noi, quando eravamo piccoli, mi ricordo proprio i bambini che arrivavano qui da Chernobyl, mi ricordo amicizie strette con questi bambini. Questo documentario sicuramente è una cosa importantissima, appunto, per lasciare una traccia, perché non è così scontata la generosità e i legami che poi si instaurano. Infatti poi negli appuntamenti di Loceri e Lanusei ci sarà anche la testimonianza di Natalia, una ragazza bielorussa, vero? Sì, Natalia Matusiewicz, che vive in Ogliastra. Esatto. È stata ospitata da bambina
nel progetto Cernomi, ed è anche la, rappresenta anche in maniera plastica il discorso, che ecco, ci sono le storie che sono nel film, perché il film dura un'ora e cinque minuti, non potevamo fare, se non dovevamo fare non un film ma un serial con tante puntate, ma ecco, ma poi nei territori, nella vita di tutti i giorni, nei nostri paesi, nelle nostre città, ci sono tanti di quei bambini che si riconoscono in questo film, così come tante famiglie possono venire a vedere il film e riconoscersi in quelle emozioni, in quelle incertezze, in quei dubbi che si avevano alle prime accoglienze, no? Perché voi pensate che noi pensiamo sempre a oggi, no? L'accoglienza fatta oggi magari dove c'è internet, c'è WhatsApp, c'è il telefonino. Voi pensate che negli anni 90 arrivavano in un mondo nuovo dei bambini in una terra sconosciuta. È vero. E noi, famiglie accoglienti, non sapevamo niente del paese da dove arrivavano. Ed era difficile anche telefonarsi, in qualche maniera. Quindi ecco, credo che sia anche un'occasione per chi ha partecipato a queste accoglienze di rivivere quelle emozioni e quei dubbi che si avevano, chiaramente, anche. Benissimo, la ringraziamo tanto per essere stato con noi e ricordiamo l'appuntamento quindi all'Oceri l'11 ottobre alle 19 presso la sala dell'oratorio in via Torricelli per appunto la proiezione del docufilm, e il secondo appuntamento è invece all'Anusei il 12 ottobre alle 20.45 al Cineteatro Tonio Dei. Sì, esatto, ma voglio ricordare che l'ingresso è gratuito. E un'altra cosa importante, venite a vedere il film anche perché c'è una bella introduzione dove noi siamo andati nelle zone di esclusione a pochi chilometri dalla centrale di Cernobi, l'abbiamo fatto, le riprese sono dell'anno scorso, dove al seguito di un abitante evacuato siamo andati a rivedere con lui per la prima volta la casa dove lui abitava prima dell'incidente di Cernobi. Quindi vedrete anche che, ecco, Cernobi, le radiazioni non sono solo passato ma sono oggi, e vedrete la desolazione di quello che è il territorio vicino alla centrale di Cernobi, quindi è anche un modo per... Perché è rimasto tutto così dal 1986, cioè esattamente sì, così. Sì. Esatto, poi non voglio svelare troppo. Anticipare troppo, ma voglio dire, il nostro protagonista va nella casa dove abitava e ritrova le sandali della mamma abbandonate, perché si è dovuto abbandonare tutto, non si poteva portare via niente. E anche noi, quando siamo stati là, a un certo punto siamo arrivati in una zona dove i limiti radioattivi erano di gran lunga superiori e dove occorreva, diciamo, starci ma non troppo. Siamo stati pregati di non portare niente con noi, addirittura siamo stati decontaminati all'uscita dalla zona di esclusione. Quindi è stata per me anche, che nonostante per me la Bielorussia è la mia seconda casa, perché ho studiato lì, ho lavorato nella cooperazione, ho tanti amici, però questo è stato un viaggio interessante anche per me, che quel paese sono tante volte. E quindi queste emozioni le vedrete nel film, e credo che sarà interessante per quello. Per cui anche al di là dell'accoglienza c'è la possibilità di rimergersi in una tragedia che non appartiene al passato, ma che purtroppo esiste e ha conseguenze anche oggi. Grazie mille per il suo contributo. E quindi appuntamento venerdì l'11 e il 12 ottobre con questo bellissimo documentario a Loceri e Lanusei. Gli appuntamenti sono gratuiti. Andiamo a